15 anni e abito in Vallestura, nell'entroterra Ligure, alle spalle di Genova. Il paese in cui vivo è molto bello perché gli abitanti del luogo hanno rispettato l'ambiente. Ancora oggi si possono ammirare e percorrere paesaggi bellissimi e incontrare animali e piante di diverse specie. Quando nella mia scuola inizia l'ora di scienze motorie, le classi si riempiono di allegria, ma purtroppo per me non è così. Infatti mi sento diverso dagli altri, particolare, perché vengo spesso lasciato in disparte dal gruppo per le mie scarse capacità motorie. Così ho deciso di scrivere un diario per esprimere tutta la mia amarezza. Caro diario, anche oggi sono state escluse entrambe le squadre al momento della partita di pallavolo. Sono entrato in un secondo tempo, ma è stato un vero disastro. Ho cercato di colpire la palla, mi sembrava di riuscire a farcela, ma poi cadeva sempre a terra e nessuno dei miei compagni mi ha incoraggiato o aiutato. Anzi, ad un certo punto mi hanno allontanato dal gioco e messo in disparte. Certo, qualche colpa l'avrò anch'io. Non sono un talento come tanti altri che fanno bene qualunque attività in palestra. Ma ora ho deciso, visto che nessuno mi vuole, farò delle attività per conto mio, nell'ambiente che più mi piace, la natura. Che bello conoscere il bosco, le sue piante, i suoi animali, sapersi orientare e muoversi con sicurezza. Dopo qualche mese di attività, ora mi sento molto più sicuro e preparato, ma a scuola continuano a prendermi in giro e considerarmi un imbranato. Oggi il nostro insegnante ci ha proposto una cosa molto interessante,
un laboratorio in ambiente naturale. Gran parte dei miei compagni hanno aderito all'iniziativa con entusiasmo. Io sono molto indeciso perché ho paura di essere nuovamente preso in giro. Vabbè, al massimo succederà ancora una volta, ci sono abituato. Proviamo. Alla prima escursione, come al solito, tutti sono partiti di gran lena e mi hanno lasciato per ultimo. Ma non mi è sembrata che abbiano fatto una grande scelta, visto la lunghezza del percorso. Infatti, dopo un'oretta, tutti si lamentavano per la fatica, mentre io tranquillamente li ho superati e ho proseguito orgogliosamente a fianco del mio insegnante. Nelle uscite successive i miei compagni hanno iniziato a chiedermi qualche consiglio sul passo da tenere, su come muoversi con le ciaspole sulla neve, notizie su alcune piante caratteristiche trovate nel bosco, sulle tracce di animali, sul percorso da seguire. Io mi sentivo quasi imbarazzato da tutte queste richieste, però ero molto felice di sentirmi finalmente uno di loro. E finalmente anche le lezioni in palestra sono diventate per me un momento di gioia, perché l'attività in ambiente naturale ha fatto emergere tutte le mie capacità fino ad allora nascoste. E sono felice perché ho aiutato i miei compagni a conoscere meglio il loro territorio, ad amarlo e a rispettarlo. Thank you.